domanda forse va posta in termini un po' più come dire, ampi rispetto a favorevoli o contrari. Poi giustamente, come hanno detto Zampini e Salerno, la risposta per me si trova nella esistenza o meno di una politica industriale di questo Paese. L'ho già detto in passato. È evidente che una scelta del tipo di azionista a cui si cedono questi grandi soggetti deve essere ponderata in maniera molto attenta, perché un conto, come diceva appunto prima Ugo, è vendere a un concorrente, un conto è vendere a qualcuno che invece ha bisogno di una realtà produttiva in un determinato territorio, in questo caso italiano, neanche genovese, europeo, per fare impresa. Però, come riprendo quello che dicevo prima, quando dicevo io non mi straccio le vesti quando sento parlare di vendita di queste grandi aziende, ma questo non vuol dire che non mi preoccupi, perché comunque la ricaduta poi di queste imprese sul territorio, queste leadership aziendali che permettono di creare impresa diffusa, come dicevo prima, insomma, se le perdiamo ovviamente perdiamo poi anche questa capacità di diffondere l'impresa. Quindi mi preoccupa ma non mi sorprende. Dobbiamo creare le condizioni, al di là della scelta dell'azionista, poi perché una volta che queste imprese eventualmente sono cedute, si leghino a doppia mandata al territorio. E per legare doppia mandata al territorio può essere, da un lato, anche una rete di subfornitura, di cui parlava anche prima l'ingegnere Maestrini, che comunque è molto utile per cercare di trattenere certe attività del territorio. Ma dall'altra anche, abbiamo detto tutti, infrastrutture, burocrazia, velocità di risposta, tutte quelle che sono le economie esterne che permettono poi a queste aziende che abbiano un azionista italiano, che abbiano un azionista giapponese, che ce l'abbiano di un altro paese, americano, eccetera, scelgano comunque di rimanere in Italia e a Genova. Dicono: dov'è uno dei posti migliori dove possiamo fare impresa? È Genova. Noi dobbiamo creare queste condizioni qua, non possiamo continuare a dire a arrabbiarci o a urlare le aziende non vanno toccate, le aziende di Stato non devono essere vendute. Noi dobbiamo pensare alle ragioni per cui un'azienda grande, che sia di Stato, che sia italiana o che sia tedesca o che sia cinese, abbia la convenienza a rimanere qua. Questo per me è il ragionamento che va fatto e che ci permetterà di garantire nei prossimi 30 anni almeno uno sviluppo e una continuità di quello che già di molto buono, ci siamo detti prima, abbiamo sul territorio.